Eterno odio tra suocera e nuora. Due amiche si incontrano, una delle due ha una faccia tristissima e dice l'altra: sai, ho investito mia suocera. L'altra la guarda e le dice: ma hai tutta la macchina ammaccata. Certo, si nascondeva tra gli alberi. Barzellette, pensa che mia suocera è talmente tanto chiacchierona che quando è al mare le si abbronza anche la lingua. Mia suocera è un angelo. No, ma quanto sei fortunata, la mia è ancora viva. Eterno odio tra suocera e nuora. Molte donne hanno delle notevoli difficoltà ad avere un buon rapporto con le suocere. Ne conosci qualcuna? Ma perché la suocera e la nuora non vanno d'accordo? Potrebbe essere perché entrambi le parti si sentono un po' invase nel loro territorio. Un'invasione di campo. La suocera spesso è incapace di condividere con un'altra persona il proprio figlio e percepisce che qualcuno sta cercando di occupare il suo posto. Questa è una paura intrinseca nella natura protettrice della madre. Alcune suocere vivono con un'idea preconcetta della nuora che vogliono avere e quando ovviamente le aspettative vengono deluse si scatena un sentimento negativo. Faccio un esempio: suocera casalinga e nuora donna in carriera. La vedo grigia. Tre piccolissimi suggerimenti per andare d'accordo con tua suocera. Ti devi impegnare un pochettino. Il primo: essere empatica. È un grande allenamento. Allenarsi all'empatia con la suocera è utilissimo. Insomma, mettiti nei suoi panni. Pensa quando i tuoi figli saranno adulti e immagina i tuoi possibili sentimenti. Gelosia, timore di perdere tutto ciò che ami incondizionatamente, paura della solitudine appena deciderà di andarsene, nostalgia. Secondo consiglio: non fare i paragoni con i tuoi genitori. Non permettere che la relazione con i tuoi genitori sia l'unico punto di riferimento. Il rapporto è completamente diverso e fare paragoni non migliorerà certamente le cose. Ma io sono più che sicura che tu questo lo sai, e però lo fai lo stesso. Terzo ed ultimo consiglio. Promesso, scegli bene le parole da dire. Quindi di nuovo siamo alla comunicazione. Se ci sono dei comportamenti di tua suocera che ti danno fastidio, che proprio non sopporti, non permettere che la situazione si ingigantisca e non scaricare tutto a tuo marito, al tuo partner, al tuo compagno, ma bensì in un momento di calma prova a trovarlo. Racconta a tua suocera come ti senti, quello che provi, i tuoi sentimenti, dove ti ha offeso, cosa ti ha offeso in un suo comportamento, che cosa secondo te sbagliato e dove ha sbagliato, ma sempre secondo il tuo punto di vista. Falle capire che tu apprezzi tantissimo la sua partecipazione nella vostra vita familiare, anche se è faticosissimo questo, ma che però tu hai diritto di prendere le tue decisioni, di fare quello che vuoi. Quindi cerca di essere empatica, non fare paragoni con i tuoi genitori e cerca di avere una buona comunicazione. Facile tutto ciò? Non penso proprio. Oppure, sai cosa puoi fare? Come ha fatto una mia amica, è andata a vivere migliaia di chilometri di distanza.